Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti e bentornati per chi è nuovo nel canale. Allora ragazzi, glitch bombazza. Praticamente col glitch precedente che abbiamo fatto per moddare sto coso, ragazzi, abbiamo creato un magic spot regà nel B4 del Night. Quindi ciò cosa vuol dire? Che questa cosa ci permetterà di moddare questo veicolo massivamente. Allora, quindi, per chi ha fatto il video in precedenza può continuare a guardare questo video. Se no, ragazzi, vi lascio qui in alto a destra in descrizione il glitch per moddare questo affare, il 6x6, il brick con il caso Bogdan. Quindi, per chi ha già fatto questo glitch, semplicemente entra qua al Freak Shop, fa una modifica, ragazzi, ed esce dal Freak Shop. Una volta che è uscito da questo posto, semplicemente dovrà andare nel suo nightclub. Perché dovrà andare nel nightclub? Perché vi faccio vedere che ogni volta che noi facciamo una modifica al 6x6, il veicolo che sta nel primo posto del B4, ragazzi, tornerà sempre un 6x6, anche se noi non andiamo a comprare sopra qualcosa. Si è creato un posto magico che ci permette di moddare massivamente il 6x6. Quindi ragazzi, come potete vedere, una volta nel B4 del Night avete visto che ho l'esatta copia del 6x6 che ho nel Freak Shop, perché ogni volta che vado a fare una modifica a quel mezzo all'interno di quello stabilimento, qua dentro nel B4, in quel posto, si riformerà sempre il 6x6, perché abbiamo fatto il glitch del caso Bogdan, ragazzi, per moddarlo. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare per moddarlo massivamente? Dopo che abbiamo fatto la modifica, ragazzi, dobbiamo venire qua nel Night. E una volta che siamo qua nel Night, ci facciamo invitare da un nostro amico che sta in sessione con noi dentro LS Autoraduno. Una volta che siamo dentro LS Autoraduno, che il nostro amico ci ha invitato, semplicemente andiamo da lui, regà, e compriamo il veicolo che ci dà il nostro amico. Quindi qualsiasi noi veicolo andremo a comprare, passeremo tutte le modifiche sul 6x6. Quindi ragazzi, io comprerò dal mio amico questa fantastica Issy, ragazzi, troppo bella. E state attenti qua, l'andiamo a comprare nel B4 sopra al 6x6, ragazzi. Non vi preoccupate, non succederà nulla. Questa macchina ovviamente non l'avrete mai, perché semplicemente l'andiamo a bruciare nel comprarla. Quindi andiamo a sovrascrivere il 6x6, non vi sbagliate, ragazzi. E una volta che abbiamo sovrascritto il 6x6, un po' come volete voi, o vi teletrasportate o ci arrivate in un'altra maniera, andiamo dal nostro Freak Shop, raga. Una volta che siamo davanti, ragazzi, allo stabilimento, dobbiamo aspettare che il signorino ci chiami e ci dice effettivamente che il veicolo sia arrivato a posto, quindi che sia arrivato nel nostro deposito al posto del 6x6. Una volta che ci è arrivato questo messaggio, entriamo all'interno del Freak Shop, ragazzi, e una volta dentro, e spada bam, regà, avremmo moddato in 4 minuti il nostro 6x6, ragazzi. È una bomba, è facilissimo. Possiamo farlo come vogliamo, possiamo cambiarlo quante volte vogliamo. Quel posto magico ci rimarrà sempre. Occhio, state attenti a non perderlo, ragazzi. Guardate che bomba che ha adesso il mio 6x6. Per salvarlo, come al solito, ragazzi, indovinate, ci fate una qualsiasi modifica. Ora io ne ho fatte una marea, quindi l'ho modificato completamente. E guardate che bello che diventa. Ragazzi, io vi consiglio di fare questo glitch. Ora, in questi giorni vi porto anche il metodo per fare la Manchez, regà, perché non possiamo tenerla originale. E speriamo che non sia un cancro come questo. Comunque, adesso vi faccio vedere che una volta che abbiamo, ragazzi, modificato il veicolo e quindi salvato, se noi usciamo fuori e andiamo a richiamare dal meccanico un veicolo, andiamo a vedere cosa c'è nel nostro B4, troveremo di nuovo il 6x6.
Quindi possiamo fare questo step, ragazzi, quante volte vogliamo. Ne facciamo uno, lo moddiamo, lo passiamo un amico con la base operativa e facciamo le collezioni. Ne facciamo 5.000, ragazzi, infiniti, 6x6 infiniti, ragazzi. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, attivate la campanellina e buone feste. Bella, regà.